Ok, allora iniziamo invece adesso a entrare nel vivo di questa unità 7 in cui iniziamo a parlare di file. In questa unità sono messi insieme due argomenti, il file e la gestione degli errori, perché essenzialmente ci accorgeremo che ogni volta che dobbiamo gestire, diciamo così, dell'input-output, quindi delle informazioni che arrivano dall'esterno, questi potrebbero generare errori. E finalmente riusciremo a capire come fare a controllare, ricordate che dalle prime settimane non abbiamo un modo per controllare se un numero in floating point è stato inserito correttamente. Ecco, ci arriveremo qua. Ma la cosa principale che faremo in questa unità è andare a vedere come leggere e scrivere i file, in particolare i file di testo. Noi tutti credo che abbiamo una nozione abbastanza intuitiva, no? Di che cosa sia un file, cioè qualcosa che salviamo sul computer. Sulla memoria di massa del computer e possiamo poi rileggere in un secondo momento. Quando si parla di file di testo, no? Intendiamo un tipo particolare, di file, il cui contenuto è di fatto costituito solamente da stringhe, no? Da stringhe in formato Unicode o cose di questo genere. Cioè, ad esempio, se io prendo, un file in Python, un programma Python. Quando io lo salvo, main.py, è salvato in un file di testo, in un file che contiene solo del testo. Quando parliamo di testo, parliamo di caratteri, no? Che sappiamo, che sono codificati secondo il codice ASCII oppure codice Unicode. Okay? Se prendiamo, che ne so, la filastrocca di Mary Maria una pecorella, allora questa anche è un testo, no? Scritto che contiene solamente, puramente caratteri Unicode, caratteri di cosiddetto puro testo. Okay? Ma questo se prendiamo del testo, ma anche se avessimo dei dati, no? Io ad esempio ho trovato, poi faremo qualche esercizio, no? Questo file qua che contiene l'elenco dei comuni italiani. L'ho scaricato dal sito dell'Istat e questo qui contiene anche lì codificato in testo in un certo modo, quindi ci sono dei dati uno per riga e per ogni riga c'è un comune con dei dati, con dei numeri, con la provincia in cui si trova, eccetera, eccetera. Sono informazioni che sono codificate in appunto un cosiddetto file di testo. Questi file di testo quindi possono essere il sorgente di un programma, possono essere come avevamo qua, possono essere un testo libero, possono essere un testo strutturato, quindi con dei campi che contengono dei dati, ma hanno la caratteristica comune che sono semplicemente codificati con caratteri Unicode. E cos'è che potrebbe non esserlo? Beh, proviamo a prendere qualcos'altro. Se io andassi a prendere, ad esempio, il file PowerPoint che sto proiettando in questo momento. Allora, fatemelo prendere dalla cartella giusta. Ok, slide. E prendiamo un file PowerPoint, questo qui, e provassi ad aprirlo. Non me l'ha aperto in PowerPoint, no? Volevo riuscire ad aprirlo direttamente dentro niente, non la fa. Faccio un'altra prova. Eccolo qua. Questo è un editor di testo, un notepad, in cui ho aperto delle slide PowerPoint. È sempre un file, no? Nel senso che in questa cartella io avevo questo file. Ho aperto questo file con un editor di testo che pensa di lavorare con dei file di testo. Come vedete non si capisce niente, cioè qui non è visualizzato il contenuto delle slide, o meglio, è codificato in qualche modo che non è direttamente leggibile. Qui non è una visualizzazione semplicemente dei caratteri contenuti nel file. Questi file che sono non di testo, che hanno una codifica più complicata, e quindi un editor di testo non riesce a decodificarli. Poi ovviamente se io questa roba qua la apro con PowerPoint sa come è stata codificata,
e quindi è in grado di decodificarle, mostrarmi le immagini e tutto quanto, diciamo così, c'è all'interno del file. Questi casi sono i cosiddetti file, adesso la matita, file di testo. L'alternativa sono i file cosiddetti binari. Quindi file di testo, l'alternativa sono i file binari, dove ovviamente tutti i file sono codificati in binario, ma quando parlo di un file binario intendo un file che è codificato ovviamente in binario, perché non potrebbe essere diversamente, ma non di testo, che non usa il codice Unicode. Allora, noi non impareremo a leggere o scrivere file di quel genere lì, anche quando salvate un'immagine, un JPEG, un filmato, un video. Lì dentro non trovate del testo, trovate dei byte che con una certa codifica rappresentano delle informazioni. Okay? Allora, di queste informazioni noi non ci occupiamo, di queste forme, ci occupiamo solamente delle informazioni che sono codificabili attraverso testo, che sono, diciamo, il modo più semplice di iniziare, poi di fatto si può leggere tranquillamente con qualunque programma, con qualunque editor. Allora, cosa può fare un programma con un file? Allora, noi immaginiamoci che abbiamo il nostro programma in Python e da una parte abbiamo un file, diciamo, di testo, fatemelo scrivere txt, e questi sono entrambi file sul nostro computer, salvati sul nostro computer. Noi mandiamo in esecuzione il programma Python e il programma Python in qualche modo vuole poter leggere il contenuto del file di testo o eventualmente vuole poter scrivere il contenuto o aggiornare o creare un altro file di testo 2, diciamo, in cui mette il risultato dell'elaborazione. La prima operazione che devo fare è fare in modo che il file venga agganciato in qualche modo al programma. Cioè, il programma quando parte non sa con che file dovrà lavorare. Mentre il programma quando parte, quando scrivo input, il programma sa che ovviamente dovrà leggere dalla tastiera, perché quello è l'unico strumento di input che abbiamo. Invece quando devo leggere un file, dovrò innanzitutto dire da quale file voglio leggere, visto che sul mio computer di file ce ne saranno tanti. Ecco, questa operazione di dire al computer che voglio fare, di dire a Python, che voglio usare un certo file, in gergo si chiama aprire il file. Ok? E questo si fa usando la funzione che si chiama open. Quindi, quando io voglio che il mio programma possa leggere il contenuto di un file senza modificarlo, semplicemente conoscere il contenuto, uso la funzione open che richiede due parametri. Il primo parametro è il nome del file. Il secondo è la modalità di accesso, il modo di apertura. R sta per read, in lettura, poi vedremo una tabellina che ci dà tutte le modalità possibili permesse. E questo che chiamiamo questa funzione open, questa operazione ritorna un oggetto, qui l'ho memorizzato una variabile in file, che rappresenta il file stesso. Cioè non è il file vero sta sul disco, ma abbiamo un oggetto in file che è una variabile attraverso la quale potremo fare le operazioni sul file stesso. Ok? Una volta che ho aperto questo file, posso lavorarci. Devo fare attenzione che però per aprirlo devono esserci una certa serie di condizioni a monte. Prima di tutto il file deve esistere. Cioè, se io qua scrivessi il nome di un file che non esiste, sbaglio il nome, non me lo può aprire, non mi può aprire in lettura un file che non esiste. Allora, in questo caso mi darà un errore, un'eccezione. Se invece trova il file, esiste, e io ho i permessi di lettura, ricordiamoci che i vari sistemi operativi ti limitano a quali file tu puoi leggere o modificare, in questo caso anche solo leggere, puoi vedere il contenuto, e se ho il permesso di lettura me lo apre e io posso, attraverso questa variabile, conoscere il contenuto del file. Il file non viene toccato, non viene modificato, non viene, diciamo così, come qualcuno dice nella chat, fatta una copia. Semplicemente l'oggetto file
non è altro che una finestra sul contenuto del file che mi permette di scoprire cosa c'è dentro. Adesso lo vediamo con, ovviamente con i metodi opportuni sull'oggetto file stesso. Quando, per rispondere a Marco, indico il nome di un file, io posso indicare il nome del file senza nessun percorso, allora in questo caso lui cercherà il nome del file nella stessa cartella in cui ho fatto partire il programma. Se invece fosse una cartella diversa, ovviamente dovrò indicare anche il nome completo, il percorso completo della cartella in cui si trova il file. Prima di fare, diciamo così, un esempio pratico, vediamo l'altra metà. Se io volessi invece aprire un file in scrittura, cosa vuol dire? Vuol dire che voglio creare un file nuovo e scriverci qualcosa dentro. Il file non esiste ancora, lo voglio fare da zero. Allora si fa esattamente nello stesso modo, si chiama sempre la stessa funzione open, perché voglio collegare al programma che sta girando un file su disco, il nome del file che voglio creare, in questo caso lo sto creando da zero. Quindi se non esiste ancora viene creato, se esiste viene azzerato. Perché? Perché io ho chiesto di aprirlo in modalità di scrittura, W per writing, in modalità scrittura. Quindi quando io apro un file devo dire io voglio quel file e su quel file ci voglio leggere oppure ci voglio scrivere. Queste sono le informazioni che do alla funzione open. E in cambio mi dà ovviamente un oggetto con cui potrò fare le operazioni che ho chiesto, cioè leggere oppure scrivere. Così come ho aperto un file, è però necessario anche ricordarsi di chiudere il file stesso. Chiudere il file che cosa fa? Taglia il collegamento tra il programma e il file. Quindi vuol dire che da quel momento in avanti, dopo che ho chiuso il file, il mio programma non potrà più accedere al contenuto di quel file in lettura oppure aggiungere del nuovo contenuto a quel file che è aperto in scrittura fino a quando non lo dovesse magari di nuovo riaprire. Apro, faccio operazioni, chiudo. Chiudere un file serve a due cose. Uno, a liberare risorse, di fatto, a dire al sistema operativo non ho più bisogno di questo file, quindi la memoria che usavi per gestire questa associazione tra programma e file, libera, non mi serve più. Ma soprattutto nel caso del file in chiusura, è solamente quando chiudo il file che effettivamente viene salvato su disco. Normalmente io quando scrivo, il sistema operativo si tiene i dati che scrivo in memoria e poi li scrive su disco tutti insieme una volta sola per risparmiare tempo, no? Per essere più efficiente. E quindi se a volte se dimentico di chiudere un file in scrittura, che ho aperto in scrittura, rischio di non avere il contenuto del file completo. Quindi è sempre importante ricordarsi, così come è obbligatorio aprire un file, è anche obbligatorio chiuderlo quando non mi serve più. Quando non mi serve più, la maggior parte delle volte sarà alla fine del programma, quando il programma finisce probabilmente. Però dobbiamo sempre ricordarcelo, perché poi la nostra concentrazione è sull'elaborare i dati e ci dimentichiamo che, mannaggia, ho aperto un file e ho dimenticato di chiuderlo. Non mi dà un errore se dimentico di chiuderlo. Però è buona norma farlo, soprattutto se il programma non termina subito, allora il file rimane aperto, 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 chissà perché. C'è una domanda su questa slide, Chiara, Maria Chiara. Ok. Comunque le slide ci sono sul sito, quindi non avete bisogno di copiarle. Ok, allora questa slide riassume un pochino le operazioni di base, apertura e chiusura sui file, open sia in lettura che in scrittura e close in entrambi i casi. La differenza solo sintaticamente è che open è una funzione, mentre close è un metodo applicato all'oggetto file che ho aperto prima, così so qual è il file che voglio chiudere. E questa tabellina qua ci dà tutti i modi possibili con cui possiamo aprire un file. I due che abbiamo visto e che usiamo sono in modalità lettura e modalità scrittura, read and write, mentre le altre modalità sono, diciamo così, molto più rare da usare. A volte si usa la modalità di append per dire io voglio scrivere un file, ma anziché scriverlo da zero voglio aggiungere righe a quelle che già ci sono. E allora, in questo caso, non cancella il file prima di scriverci dei dati nuovi, può capitare a volte.
Queste due altre lettere che si aggiungono a quelle precedenti, quindi potremmo fare un RT o un RB, T specifica la modalità file di testo, che è quella in cui lavoriamo noi sempre, e quindi visto che è sottinteso non abbiamo bisogno di specificarlo, B eventualmente aprirebbe il file in modalità binaria, ma da quel momento in avanti poi si lavora con tutti i metodi diversi da quelli che vedremo adesso. Okay? Quindi noi lavoriamo solamente con file di testo. Christian mi chiede se in percorsi diversi abbiamo file omonimi, apre il primo che trova. No, quando io faccio un open specificando un nome, lui cerca il nome solo nella cartella in cui mi trovo, non va a cercare in tutte le cartelle un file che abbia quel nome lì. Okay? Quindi se nella cartella in cui mi trovo io quando lancio il programma questo file input.txt non c'è, ma ci fosse una cartella a fianco, non lo va a cercare. Lui fa solo un tentativo solo per dire apro quel file specifico. Mi chiedono A, un approfondimento su cosa indica A, apre un file in modalità cosiddetta append. È una variante della modalità di scrittura, quindi è come fosse una sorta di write, ma non azzera il file. Come W, ma non azzera il file. Quindi se il file non esiste, lo crea da zero. Se il file esiste già, si predispone per scrivere in fondo al contenuto già esistente. Quindi permette di appendere, di aggiungere delle righe a un file che già esistesse. Quindi, altrimenti l'operazione di write lo apre e se c'è già lo azzera e poi comincia a scrivere dall'inizio. L'ultimo, il più, mi chiedete, il più permette di aprire un file in modalità sia di riscrittura che di lettura, in cui posso sia leggere che scrivere contemporaneamente nello stesso file. Non fatelo perché diventa poi complicato, soprattutto con file di testo è praticamente inutile. No, T e W, allora scusate, l'ho detto velocemente, ma queste due opzioni qui sono separate dalle altre. Queste sono opzioni che dicono cosa posso fare nel file, queste sono opzioni che indicano qual è il tipo del file. Quindi si aggiungono a quelle precedenti. Quindi tipicamente io potrei aprire un file in modalità lettura di un file binario, RB, o scrittura di un file di testo, WT, così. Okay? Visto che noi lavoriamo solo con file di testo, avremo solamente T, e visto che T è già la scelta di default, non la specifichiamo mai. E quindi ci accontentiamo semplicemente di usare R oppure W. Ok, una volta che l'ho aperto, cosa ci posso fare dentro questo file? Allora, immaginiamo che l'apertura del file mi dà questo oggetto file, quindi il file è il mio documento, pensiamoci per farci un'idea mentale, la nostra poesia di Mary and the Little Lamb, no? Quella che viene usata anche nel libro come esempio. Questo è un file. Quando il mio programma, dal mio programma Python, apro questo file, è come se io avessi un cursore immaginario, vedete come il cursore vero dell'editor, un cursore immaginario che mi dice a che punto sono arrivato con il leggere quel file, nella lettura di quel file. Poi c'è anche la scrittura, ma occupiamoci della lettura. Quindi apro un file e lui si posiziona all'inizio del file stesso e è come se io avessi questo cursore immaginario che all'inizio è l'inizio del file. E posso attraverso questo cursore leggere delle parti di file in modo puramente sequenziale. Cosa vuol dire sequenziale? Perché posso decidere di leggere una prima riga, la leggo con un metodo che... Ops, pardon. Posso leggere la prima riga col metodo che qua è indicato come readline. No? Cosa succede? Che io leggo una riga, il contenuto di questa riga viene messo dentro una stringa nel mio programma e contemporaneamente il cursore è stato spostato più avanti. Vedete che adesso il cursore ce l'ho lampeggiante all'inizio della riga 2. Ciò che è letto, non può, il cursore non può mai tornare indietro. Beh, sì, in realtà può, ma normalmente non lo facciamo mai tornare indietro. Può solo andare avanti.
Quindi la prossima volta che chiamerò la funzione readline mi darà questa seconda riga. Perché? Ma perché è la riga che ottiene a partire dalla posizione del cursore fino alla fine della riga stessa. E il cursore si posizionerà all'inizio della terza riga. E così via. Quindi se volessimo vedere cosa succede, potremmo fare un piccolo programmino, no, che legge magari le prime righe, non tutte, perché questa qua è lunga, 50 righe, questo file, ma potremmo fare un piccolo programmino per capire, leggi Mary, underscore Mary. Possiamo, leggiamo le prime righe di Mary. Mary.txt con la M minuscola. Allora, noi abbiamo, io chiamiamolo Mary, un file. Il mio programma vuole leggere questo file. Il nome del file che ho salvato nel mio progetto è Mary.txt. txt in modalità lettura. Quindi in questo caso ho agganciato il file al programma, ho inizializzato il cursore alla prima posizione del file e Mary è l'oggetto che mi permette di leggere o acquisire il contenuto del file attraverso il cursore. Quindi io posso leggere la prima riga che attraverso il metodo readline, ad esempio, è uno dei tanti metodi che vedremo oggi che ci permette di leggere dei contenuti da un file, e posso stampare che cosa contiene. E poi, prima che il programma termini, devo ricordarmi di chiudere la porta, chiudere il file. In questo caso cosa faccio? Apro un file, leggo la prima riga, la stampo ed esco. Facciamo un'altra cosa, fatemi scrivere ancora, non so, per, delle righe di separazione, perché voglio farvi vedere un dettaglio. Allora, proviamo a eseguire questo programma. Allora, vedete che sotto nell'output del programma ha stampato effettivamente la prima riga del file. E poi c'è una riga vuota. Allora, cerchiamo di capire cosa succede, perché c'è questa riga vuota e come fare a evitarlo. Prima di vedere questo dettaglio, facciamo prima una prova invece a vedere cosa succede se io avessi sbagliato il nome del file. Quindi faccio run e mi dice file not found error, un messaggio abbastanza esplicativo. Non c'è nessun file o nessuna cartella che si chiami mar.txt. Ok? Quindi in questo caso il programma si blocca con un'eccezione. Se noi volessimo riuscire a gestire questa eccezione, beh, questo lo impariamo più avanti, no? Nei prossimi giorni, come fare a catturare questo errore, a gestirlo in modo umano anziché far sparare l'errore. Quindi semplicemente quando voi cercate di aprire un file, in questo caso ho sbagliato il nome, mar.txt non esiste perché si chiama mary.txt, giustamente mi dà l'errore. Okay? Che cosa succede se non chiudiamo il file? Niente. Tecnicamente niente, nel senso che quando il programma finisce ci pensa il sistema operativo già a chiudere tutti i file che avete aperto. Però se voi aveste un programmino che fa due cose ed esce, non cambia niente. Ma se è un programma lungo che fa molte operazioni, e magari ha bisogno di un file all'inizio e poi non ne ha più bisogno per le prossime 8 ore, se voi chiudete il file, diciamo così, separate il file dal programma, e quel file altri programmi lo potrebbero usare nel frattempo, mentre invece se ce l'avete aperto è meglio che un programma solo lavori su un file solo e non più programmi sullo stesso file, altrimenti non si capisce più nulla, no? Vediamo. Ok, torniamo al caso in cui funziona e cerchiamo di capire perché qui c'è una riga vuota. Andiamo in modalità debug, metto un breakpoint qua e così vediamo dal vivo quello che
Allora, siamo qua, prima riga faccio l'open del file e quindi mi dà questa Mary, che è una cosa strana, ma non vediamo il nome del file, non vediamo il contenuto del file. Queste qua sono le informazioni interne che ha il Python per ricordarsi che cosa sta facendo con quel file. Quindi per noi questa variabile Mary non ha nessun significato utile. Ok? Readline, arriviamo al readline. Faccio questa operazione di readline e mi ha creato la variabile riga, che è una stringa, e se andiamo a vedere il valore di questa stringa, contiene Mary had a little lamb barra n. Quindi c'è l'intera prima riga del file fino alla fine linea, compresa la fine linea. Cioè il carattere che mi ha detto, oh, la linea è finita, quindi il carattere di a capo, il barra n, viene letto anche dentro la stringa stessa. Quindi quando facciamo una readline, la stringa conterrà sempre come, sì, sempre come ultimo carattere il carattere di a capo. E quindi cosa è successo? Che quando io ho fatto questa print, ho fatto la print di Mary had a little lamb. Poi sono andato a capo perché dentro la stringa riga c'è già un carattere di a capo e poi sono ancora andato a capo perché la print si aggiunge un a capo di suo. Quindi sono andato a capo due volte. Quindi se vogliamo evitarlo, in questo caso dovremmo mettere semplicemente un end, prevenire la capo che aggiunge la print, e quindi la posso a questo punto stampare normalmente. Però devo solo ricordarmi che queste stringhe che ottengo dal file avranno un carattere in più di quelli che io vedo, e questo carattere è sempre la capo. Possiamo toglierlo, possiamo lasciarlo lì, basta che ci ricordiamo che ci sia. Questo se ovviamente il file è aperto nella cartella corrente, no? Come mi dice Damiano, se io voglio aprire un file da un'altra cartella, lo devo fare, ma devo fare attenzione a come scrivo il percorso, perché sulle slash, ora slide tra un attimo che fa vedere come scrivere i percorsi Windows, nel caso in cui il file non sia nella directory corrente. Ok, ho letto una riga. Se ne volessi leggere le prime 5, basterà semplicemente fare un ciclo for i in range 5, e all'interno di questo ciclo leggo una riga e la stampo. In questo caso mi stamperà le prime 5 righe della poesia. Ok? In questo caso questa riga vuota non mi deve spaventare perché era già nel file iniziale. Quindi questa riga vuota è una stringa di un carattere. Voi dite, quanto è lunga la riga vuota? Zero. No, quando la leggo da un file è lunga un carattere, che è il carattere di a capo. E in questo caso quindi ho letto una sola riga che contiene un solo a capo e quindi nell'output sono andato a capo. Ho aggiunto una riga vuota. E lo vedo subito che se aggiungessi un'altra riga, quindi leggessi 6, ovviamente mi mette all'inizio della seconda strofa. Il file si legge, per rispondere a Stefano, in modo sequenziale, quindi non mi posso spostare e dire adesso dammi la riga 8. Per leggere la riga 8 devo aver prima letto le prime 7 righe. E il file è una struttura dati di tipo sequenziale, parto dall'inizio e vado avanti. Non posso tornare indietro, non posso saltare avanti. Devo leggere tutti i caratteri fino a quando trovo il carattere o la riga che mi interessa. Quindi la caratteristica, diciamo così, se vogliamo, che ci complica un pochino la vita di queste strutture dati. Questo è, se vogliamo, dopodiché, come vi dicevo, una volta che l'ho letto, un dato è letto per sempre. Nel senso che se io volessi tornare alla prima riga, non posso tornarci indietro, l'unico modo che avrei è chiudere il file e aprirlo di nuovo, ovviamente, lo riapro e allora il cursore si riposizionerà all'inizio. Però normalmente io questa riga che ho letto, adesso l'ho stampata, se dovessi farci delle elaborazioni le devo fare subito, prima di leggere la riga successiva, perché altrimenti la riga successiva va a sovrascrivere la stringa vecchia e quindi avrò ogni volta solamente una stringa. Oppure mi faccio una lista di stringhe in cui vado ad aggiungere via via le righe.
Quindi ogni volta che leggo readline mi dà una riga alla prossima riga. A seconda di quante righe mi servono, eseguirò la readline 1, 2, 6, 100 volte. E se non so quante volte devo eseguirla per leggere tutto il file, beh, vediamolo. Qui fa vedere l'esempio che se un file input.txt contiene queste due righe, le stringhe che vengono lette in realtà sono ciò che vediamo nel file più il carattere di barra n, che c'è sempre aggiunto alla fine di ogni readline. E l'unico caso particolare, l'unica eccezione è quando ho finito di leggere il file, quando l'ho letto tutto. Se c'è una riga vuota, questa riga vuota è fatta da questa stringa. Niente caratteri e poi a capo. Questa è una riga vuota all'interno del file. Se invece il file è finito, non c'è più niente da leggere e quindi la readline mi restituisce una stringa vuota. La stringa vuota è diversa da una stringa che contiene un carattere solo, il carattere di a capo, ovviamente. Quindi io attraverso questo valore, diciamo, sentinella, mi dice, la readline mi dice, guarda che non c'è più niente da leggere. Hai letto tutto, quindi non ho più nulla di nuovo da darti. Okay. E quindi se noi volessimo modificare il nostro programma in modo da leggere tutto il file, tutta la poesia, non solo le prime 6 righe, ma tutte le righe, e non so quanti so, quante sono, potrei semplicemente farlo con un ciclo che va a leggere fino alla fine del file, cioè fino a quando non trova il valore sentinella. Quindi questo lo facciamo con una chiamata la variabile, una riga uguale mary.readline, leggo prima, ho un ciclo while riga diverso da stringa vuota, ma qui torniamo agli esercizi che facciamo le prime settimane dove c'era il ciclo col valore sentinella, qui lo applichiamo, chiaramente è un caso più generale, ma il concetto è sempre lo stesso, acquisisco il primo dato, se è diverso dalla sentinella, elaboro il dato, quindi ci vuole prima la print e poi, quindi qua leggo la prima riga, leggi prima riga, e poi dopo che l'ho elaborata, in questo caso l'ho stampata, leggi la riga successiva. E la riga successiva mi serve ovviamente per l'iterazione successiva del while. Questo va avanti tante volte fino a quando, a un certo punto, dopo aver letto l'ultima riga stampata, questa readline si accorgerà che è alla fine del file e restituirà come riga una stringa vuota. E questa stringa vuota farà uscire dal while. Ok? Quindi proviamo a eseguire questo programma. Se non ho fatto errore, dovrebbe stamparmi l'intero poema e poi termina qui. Verifichiamolo sul file che abbiamo aperto nell'editor, questa era effettivamente l'ultima riga, quindi ho stampato l'ultima riga, la riga successiva, questo 50 non esiste, in realtà è la capo della riga 49 che l'editor mi fa vedere come se fosse la riga successiva e ho finito. Da questo momento in avanti io l'unica operazione che posso fare col file è chiuderlo, perché ormai ho letto tutto ciò che c'era da leggere. Okay? Se dovessi rileggere il file dall'inizio, devo chiuderlo e riaprirlo. Oppure ci sono dei metodi, se ve li andate a cercare, per riavvolgere all'indietro il file, no? In gergo. Ho visto diverse, nella chat diverse discussioni e disquisizioni su come indicare dei nomi che non siano nella cartella corrente. Rispondo in sintesi. Perché sono domande di chi sa già la risposta, o meglio ha già idea, posso indicare sia percorsi assoluti che percorsi relativi. Se indico un percorso assoluto, ovviamente partirà dall'inizio del file system, del disco. Un percorso relativo, posso dire se ho qualcosa nella directory a fianco, sarà scritto così: directory barra bar mary.txt, cose di questo genere. No? Se invece faccio così, parto dalla directory corrente e scendo giù di una, se invece voglio iniziare dall'inizio del disco, metterò davanti l'indicatore di disco. Se sono su Windows, se sono su Mac, invece devo usare la sintassi che è completamente diversa. No?
directory, nome del file. Quindi qua c'è la stessa sintassi che si ha in qualunque comando sulla linea di comando. Anche mi chiede se il valore sentinella c'è già nel file. Sì, o meglio, non c'è nel file, ma è la read line che me lo comunica in quel modo. La condizione di fine file viene comunicata attraverso questo semplice valore, che non può essere il valore di nessuna riga vera, e quindi per forza lo interpreto come valore di fine file. Non c'è un metodo, una funzione che ci dia la lunghezza del file stesso. Ci sono, ma non fanno parte delle funzioni di utilizzo dei file, bensì delle funzioni di interazione col sistema operativo. Quindi c'è un modulo che si chiama OS, Operating System. Quindi sotto Import OS ci sono anche le funzioni per fare quello che mi chiede Alessia. Però ad esempio mi dice quanto è lungo in byte, quanti byte è lungo, non quante righe è lungo. Per sapere quante righe è lungo lo devo leggere, perché non so, il sistema operativo non sa quante righe, quanto sono lunghe le righe, quando ci sono i caratteri di a capo. Sono obbligato a leggere e basta. Michele, per salire le cartelle senza dare un indirizzo assoluto, faccio punto punto barra e poi continuo con le cartelle successive. Ma non perdiamo tempo, per favore, sulla specifica dei caratteri, dei file nelle cartelle, perché vorrei arrivare su cose un pochino più algoritmiche, ok? Non avremo questo problema nel corso, diciamo così. I file che vi diamo li salviamo nella stessa cartella del programma. Ok, questo è il ciclo a cui siamo arrivati, avendo capito come funziona la read line, che ci permette di leggere una riga per volta, elaborarla. In questo caso per noi elaborare è semplicemente stampare, no? E poi iterare fino a tanto che c'è qualche contenuto nuovo da leggere. Ovviamente, quando io leggo dei dati con la read line, capita esattamente come cosa capitava quando c'era input. Cioè, ciò che leggo è sempre assolutamente sotto forma di stringa. Quindi, se anche io avessi un file che contiene al suo interno dei numeri, quando uso read line mi restituisce una stringa che contiene quei caratteri numerici. E quindi dovrò a sua volta nuovamente convertirla in float, convertirla in int, così come facevamo con input, non c'è nulla di diverso. La differenza tra input e read line è che input legge da tastiera una riga. Read line legge una riga sempre da file. L'altra differenza è che read line mi lascia il carattere di fine linea, mentre input invece non me lo lascia. Ma per il resto il modo per acquisire dati già lo conoscevamo da tempo. Anzi, all'inizio era molto noioso dover ogni volta inserire i dati a mano da tastiera, avendo adesso la possibilità di scrivere in un file e poi farli rileggere, no? Diventa molto più comodo. Ovviamente li leggo, ma poi li devo convertire. Ok. Scrivere si fa con una funzione che si chiama write, ovviamente se il file è stato aperto in scrittura. La funzione write mi scrive esattamente, aggiunge esattamente al file la stringa che gli ho passato. Se io voglio andare a capo, questo a capo lo devo specificare esplicitamente. Quindi le operazioni di read e di write sui file non toccano gli a capo. Se l'a capo c'è nel file, me lo restituisce. Se l'a capo lo voglio mettere, lo devo esplicitare. Ok? Le operazioni di input e output da tastiera sono più semplici, nel senso che la input non mi fa vedere il barra n e la print ce lo aggiunge da sola. Ma per semplificare la vita a noi programmatori. Ma quando devo lavorare con un file, devo essere esplicito se questo a capo lo voglio mettere o non lo voglio mettere. E quindi quando faccio una write, se voglio andare a capo, devo aggiungere il barra n. Tra l'altro, se la stringa che sto stampando l'ho appena letta dal read line, questo barra n lei ce l'aveva già dentro, quindi in realtà non devo aggiungere nulla di nuovo. Ovviamente, se devo scrivere qualche cosa di complicato, è una stringa qualunque questa, quindi potrò comporla con un fstring in cui ci metto dentro i dati che mi servono, non è un problema. Okay? Allora, se noi volessimo, ad esempio, fare una copia del nostro Mary. Quindi anziché visualizzarlo su video, volessimo creare un altro file che contiene lo stesso contenuto,
non è molto utile, però come primo esempio lo possiamo fare. Quindi leggiamo le prime righe di mary.txt e creiamo il file mary2.txt che ne contiene una copia. E poi magari ci aggiungiamo tutto in maiuscolo. Dai, così si vede che è diverso. Si vede che abbiamo fatto qualcosa. Tutta convertita in maiuscolo. Allora, in questo caso devo lavorare con due file, uno in lettura e uno in scrittura, e man mano che leggo uno lo elaboro una riga per volta e salverò il risultato della riga elaborata nel secondo file. Quindi lo chiamerò out Mary, diciamo, open Mary2.txt, questa volta lo apro in modalità scrittura. Ok? Out, mettiamo un underscore così, se non si capisce che parola sia. Allora, in questo caso non mi interessa stampare a video la riga, ma mi interesserà salvarla sul file. Quindi la riga che ho letto è qua. La converto in maiuscolo, upper, questo lo sapevamo fare da tanto tempo, e poi stampiamo questa riga sul secondo file, out Mary, write, riga. Upper lo sappiamo già cosa fa, converte tutte le lettere alfabetiche nel corrispettivo maiuscolo e gli altri caratteri, tipo gli spazi, le virgole e la capo stesso, non lo tocca. E quindi l'upcapo che c'era già rimarrà ovviamente, quindi non devo qua aggiungere necessariamente l'upcapo, perché c'è già dentro questa readline. Ok? E poi vado a leggere la riga successiva. Chiudo il file Mary e chiudo il file out Mary. Vediamo cosa succede. Eseguo il programma e lui non fa nulla, beh, stampa queste righe qui vuote senza nulla in mezzo. Ma nel frattempo ho creato un file che si chiama mary2.txt e se lo apro, con mio enorme stupore, vedo che c'è esattamente una copia della filastrocca di Maria una pecorella, ma tutto in maiuscolo, come speravamo che succedesse. Ok? Questo nel caso in cui dicevo. Facciamo attenzione agli a capo, dobbiamo sempre purtroppo lavorando con i file di testo pensare, l'a capo c'è già o non c'è ancora? Lo metto o non lo metto? Se noi volessimo, esempio, modificare questo che contiene una copia solo dei primi 5 caratteri, 10 caratteri di ogni linea, ok? Qui non vogliamo il verso completo, ma solamente i primi 10 caratteri. Vediamo cosa succede. Vabbè, questo è molto semplice, nel senso che dopo che l'ho convertito in maiuscolo prendo solamente i primi 10. Riga di 2 punti 10. No? Uno slice che va dalla posizione 0 compresa alla posizione 10 esclusa, da 0 a 9 sono 10 caratteri. E poi lo stampo. Se io eseguo questo, vado a vedere Mary2. Allora, Mary2. Pensiamo cosa abbiamo fatto. Io ho fatto run di questo programma la seconda volta, questo programma ha fatto di nuovo open di Mary2 e quindi ho buttato via il file che avevo appena creato, tanto bello che era, e ne ho creato uno nuovo che adesso ha questo contenuto. Che non è molto bello da vedere perché essenzialmente non va mai a capo, non va a capo nel posto giusto. O meglio, va a capo solamente quando nella riga di partenza c'erano meno di 10 caratteri. Questo perché quando io ho estratto i primi 10 caratteri, molto probabilmente la riga era più lunga di 10, il barra n non c'è più. E quindi per poterlo stampare, tendenzialmente dovrò scrivere, aggiungere a questa stringa il carattere di a capo. E così sono sicuro che ci sia. Quando rieseguo il programma vado a prendere Mary2 e si vede che Mary è da Little Lamb, vedi, è
che era questa prima riga dove è finito Mary originale, qua. Siamo arrivati fino qua, questi primi 10 caratteri e poi siamo andati a capo. E così via. In questo caso è venuta un pochino brutta, perché? Perché ci sono due a capo. Perché? Perché ci sono due a capo? Uno l'ho aggiunto io quando ho stampato il verso numero 4, della riga numero 4. Queste qua. E l'altro, in realtà, quando io ho letto la riga numero 5, la mia variabile riga non era lunga 10, 15, 20 caratteri, ma era lunga un carattere solo. Quando io prendo i primi 10, questo carattere solo era la capo, e quindi stampo la capo, a cui aggiungo un secondo a capo, no? Che non è tanto bello. Allora, un trucco comodo c'è, è quello di usare la funzione, c'è più avanti spiegata bene nelle slide, rstrip, che è una funzione delle stringhe, che adesso non so perché non mi fa vedere la documentazione, no, perché ho fatto CTRL W invece che CTRL Q, che restituisce una copia della stringa in cui trailing white space removed, vuol dire in cui è stato cancellato ogni carattere white space, quindi a capo, spazi, tab, caratteri invisibili, trailing al fondo. Quindi se io voglio rimuovere, se voglio elaborare questa stringa, la cosa migliore è leggo la stringa, tolgo la capo finale, elaboro la stringa e poi aggiungo di nuovo la capo per poterlo salvare sul file. Rstrip è come strip, la differenza è che strip mi cancella lo spazio davanti e dietro, mentre rstrip, r sta per right, per destra, me lo cancella solo da destra, così come ci sarebbe una lstrip che me lo cancella solo da sinistra, e strip invece da tutti e due i lati, ok? Vabbè, chiamate così. E quindi in questo caso io, nel dubbio che la capo stia o non stia nei primi 10 caratteri, non voglio rischiare, allora leggo la riga qua sopra, tolgo la capo, manipolo la mia stringa, qui ho fatto due cose sceme, per i primi 10 caratteri li ho messi in maiuscolo, riaggiungo la capo e poi stampo. Questo è un pochino il flusso operativo semplice e mi dà un Mary 2 in cui non c'è più questa doppia riga vuota che mi dava fastidio prima. Okay. Poi ovviamente una volta che ho fatto il readline ho in mano una stringa, posso fare ciò che voglio, no? Qui mi fa vedere un esempio di un programmino, no, prima vi faccio vedere questo, poi facciamo l'esempio, così andiamo in chiusura con l'esempio. Quando io devo leggere un file, e qui mi riallaccio alle domande che mi facevate prima, che non sta nella cartella corrente, io posso specificare la posizione della cartella usando, diciamo così, cammini relativi, cammini assoluti, in funzione, scrivendoli come vuole il nostro sistema operativo. L'unica grossa attenzione che dobbiamo fare è che il carattere di backslash, che si usa in Windows per separare le porzioni del cammino, delle varie cartelle, è un carattere speciale per Python. No? Ricordate che si può fare backslash apice o backslash n stesso, per indicare dei caratteri speciali all'interno delle stringhe. Allora, quando io dovessi scrivere un cammino di un file, non posso scrivere barra homework, perché sennò lui interpreterebbe barra h come se fosse un carattere speciale, non so se esiste un barra h, una sequenza di escape particolare, ma sicuramente sarebbe sbagliato. Allora, per poter inserire un backslash all'interno di una stringa, devo metterne due. Quindi barra barra è la sequenza di escape che mi genera una singola barra. Questo sulle barre rovesciate. Se invece siete su Mac o su Linux, dove invece sono le barre dritte, questo problema non si pone, nel senso che dovete usare una barra sola, perché altrimenti lui ve la raddoppia. Quindi bisogna solo fare attenzione a questo se andiamo, se cerchiamo di navigare i vari percorsi. Se uno deve fare cose sofisticate di questo genere, vada a vedersi il modulo os.path, c'è un oggetto path all'interno del modulo operating system, che ci permette di costruire queste cose come fossero liste di stringhe. E poi ci pensa lui a convertirlo con backslash giusti, senza doverci fare noi il lavoro a mano di concatenazione.
Dicevo, proviamo a fare questo semplice esercizio negli 8 minuti che ci rimangono, prendere un file che contenga dei numeri, questa volta dei numeri, non delle stringhe di testo, e convertirlo in output incolonnando i numeri e stampando totale la media, che sono, abbiamo già capito, sono la prima cosa che facciamo sempre quando abbiamo una serie di numeri. Allora, creiamoci un file di testo che contenga questi numeri, quindi nel mio progetto PyCharm creo un nuovo file di testo, file numeri.dat, testo, chiamato data anziché txt perché contiene dei dati ma non vuol dire niente. Ci metto dentro dei numeri a casaccio, qui ho messo 32, 54, 67.5, 54, 67.5, poi copiamo gli altri due, 80, 25 e 115. Ok? Sono dei numeri semplicemente scritti in floating point all'interno del file. E creiamoci il nostro programmino che chiamiamo in colonna numeri. Ok? Allora leggi ed in colonna numeri. In colonna tutto staccato. Ok. Allora, anche qua possiamo avere l'input file. Apro il file numeri.date, poi mi dice il testo dove devo mettere il risultato. Continua sequenza, vuol dire scriverli in un nuovo file di output di cui però non mi specifica il nome. E quindi lo devo inventare io, il nome del file, outfile uguale open risultato.date, in modalità scrittura. E prima di dimenticarmelo, chiudo questi file. Entrambi. E ovviamente poi ci metto il mio programma qua in mezzo, no? Lo scrivo subito per non dimenticarlo, poi ovviamente il programma va in mezzo perché la chiusura deve venire dopo le operazioni normali. Quindi usiamo il metodo che abbiamo imparato. Leggo una riga per volta. Uguale in file.readline. Finché non sono alla fine del file. Riga diverso da stringa vuota. Elaboro la stringa e leggi il dato successivo. E leggi il dato successivo. Elabora per noi adesso ogni stringa riga contiene uno di questi numeri. E quindi lo converto da stringa a floating point. Numero uguale float di riga, se tutto va bene. E poi lo dovrò stampare sul file di uscita. Quindi in questo caso dovrò fare, abbiamo detto A che si chiama outfile, write. Cosa devo scrivere? Lo stesso numero però incolonnato per bene. Allora, se abbiamo memoria oppure abbiamo gli appunti dietro, ci ricordiamo che il modo per, ad esempio, usando l'fstring per formattare un numero, metto il nome della variabile, poi due punti, le stringhe di formattazione, che mi pare fosse qualcosa tipo, che adesso possiamo fare 6.2f. E poi una capo. Adesso non sono sicuro al 100% che questa formattazione venga bene, ma mi pare che voglia dire 6 caratteri in totale, di cui due decimali. Mettiamo un po' di più, facciamolo. Per rispondere ad Antonio, sì, è vero, riga contiene il carattere barra n, ma per fortuna non dà fastidio al float. È come se ci fossero degli spazi. Quando io converto un numero da stringa a intero, gli eventuali spazi, il white space iniziale e finale, viene ignorato dal metodo float, dalla funzione float, così come dalla funzione int. Quindi in questo caso non siamo obbligati a rimuoverlo prima di convertire il numero, perché tanto a float non dà errore, semplicemente lo ignora. Gli spazi in mezzo no, sarebbero un problema, ma
ma gli spazi davanti e dietro, o gli a capo, no? Davanti e dietro, non danno problemi con la funzione float. Ok, vediamo cosa abbiamo fatto finora. Abbiamo creato un risultato.dat che contiene questi numeri incolonnati effettivamente. Sono due cifre decimali, tutti uguali, eccetera, eccetera. Ovviamente dobbiamo ancora aggiungere dei pezzi, perché il nostro testo ci dice che di stampare al fondo anche il totale e la media. E beh, questo totale e la media lo dovremmo fare, calcolare man mano che leggiamo il file. Perché a questo punto il totale è semplicemente una sum, ma sum di cosa? Che i numeri li ho visti uno per volta, li ho stampati e li ho dimenticati. Allora, qui avrò due possibilità, e qui ci ragioneremo molto su questo: o i numeri, man mano che li leggo, li memorizzo in una lista, ad esempio, e poi faccio quel che voglio, faccio il sum, faccio la media, eccetera, oppure li elaboro man mano che li leggo senza mai memorizzarli tutti, senza mai aver bisogno di contenerli tutti insieme in una struttura dati. In questo caso non è necessario memorizzare questa struttura dati, ma la somma e la media la posso fare semplicemente somma, come abbiamo sempre fatto, somma uguale a zero, conta uguale 0, e ogni volta che leggo un numero, dopo che l'ho scritto, aggiornerò la somma e aggiornerò il conteggio. E quindi nel file, alla fine del ciclo, attenzione, qui sono fuori dal ciclo, aggiungi i dati finali al file di uscita, quindi out file scriverò, voleva che scrivesse una riga di trattini, e io scrivo la riga di trattini, e poi più barra n, lo stavo già dimenticando, maledizione. Poi voleva che io scrivessi out file write write con r la somma, la somma vale somma barra n, e la media vale somma fratto conta. Qui ovviamente dovrò poi fare tutti i controlli, ma non li posso fare in 10 secondi, sul fatto che conta sia diverso da 0, altrimenti la media non la posso fare, eccetera, eccetera. Grazie per la F, ecco perché non lo evidenziava. Ok. E poi chiudiamo il file. Quindi queste cose qua le ho messe fuori dal ciclo while, perché ovviamente devono essere fatte una sola volta alla fine, non devo ad ogni iterazione scrivere questa roba qua. Okay? Quindi se gira, non mi è stampato nulla perché è maleducato, e il risultato però contiene il contenuto giusto del file. I valori sembrano, a occhio sembrano anche sensati. Ok? Quindi questo ovviamente quando abbiamo dei file in cui dobbiamo fare delle lavorazioni molto semplici e il formato del file è molto semplice, diciamo così, semplicemente l'uso della readline ci può bastare per fare operazioni di questo genere. Leggi, trasforma e scrivi. Domani andremo avanti e vedremo operazioni un pochino più complicate da fare quando la struttura del file è un pochino più articolata, ad esempio quando abbiamo, come facevo vedere prima, più campi separati da valori, o anche solo due campi, no? Separati da spazio o da altro, e quindi dobbiamo leggere e elaborare questo tipo di informazioni, impareremo altre funzioni per farlo, altri modi per farlo, ma poi di base alla fine si tratta di avere delle stringhe che rappresentano le singole righe e lavorare all'interno di quelle stringhe così come facevamo con gli esercizi su stringhe e liste nelle settimane precedenti, quindi non c'è nulla di nuovo una volta che ho acquisito l'informazione. Devo solo decidere come leggere dal file e quindi oltre al readline vedremo altre funzioni per leggere in modi diversi, e poi semplicemente elaborare il testo che ho, la stringa che ho, estraendo i dati e facendo le elaborazioni che mi servono. Con questo metodo, chiede Christian, si può far scrivere una funzione all'utente aprendo un file Python? Nel senso che in teoria potresti far leggere, scrivere una funzione dentro un file esterno, l'utente lo può scrivere, tu la leggi ma ce l'hai come stringa, quindi una volta che hai una stringa cosa te ne fai? No? La stringa contiene delle istruzioni Python, ma queste istruzioni non vengono automaticamente eseguite, a meno che tu non usi un metodo che si chiama eval, evaluate, che prende una stringa e la passa all'interprete Python dicendo fai questo,
Io non lo farei mai perché non sai mai quale schifezza ti può scrivere un utente che rischia poi di cancellarti tutti i file, Buonasera a tutti, mi sentite? far vedere che è più furbo di te. Ok, questo è il codice che abbiamo scritto. E con questo, se non ci sono altre domande, Mi io sentite vi bene? saluterei per questa sera Ok. e ci rivediamo come al solito domani mattina alle 10. Grazie a tutti.